Tra le 32 onorificenze al merito della Repubblica Italiana consegnate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale spiccano due nomi illustri della Toscana, Massimo Pieraccini e Romolo Carletti. Due uomini che hanno con la loro generosità portato in modi diversi un po' di luce e speranza in un mondo che spesso è freddo e fa sentire soli. Dopo il Fiorino d'Oro, conferito dal sindaco Dario Nardella lo scorso giugno, Massimo Pieraccini, fondatore e attuale direttore del Nucleo Operativo Protezione Civile e Logistica dei Trapianti di Firenze, è diventato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Massimo Pieraccini, ufficiale al merito della Repubblica Italiana per il suo encomiabile contributo, la cura e la costanza con cui da anni è impegnato nelle delicate attività di trasporto urgente connesse a donazione e trapianti di organi. Assomiglia invece a una favola, la storia di Romolo Carletti, 84 anni, per gli amici nonno romano, che per mesi ha percorso 60 km di curve e tornanti per accompagnare a scuola Xafer, bimbo macedone di 7 anni, non vedente dalla nascita. Per lo straordinario esempio di generosità e di solidarietà che lo ha visto ogni giorno accompagnare a scuola un bambino non vedente, altrimenti impossibilitato a frequentarla. Il padre di Xafer fa il taglialegna nei boschi e si alza all'alba. La mamma non ha la patente. Un riconoscimento più che meritato per il pensionato residente a Consuma, frazione minuscola del comune di Monte Mignaio, tra Firenze e Arezzo. Una storia semplice ma così potente che ha commosso profondamente l'opinione pubblica, diventando a pieno titolo uno degli esempi di genuina solidarietà.